per non dimenticare un obbligo e una necessità. Questo è il fil rouge della mostra fotografica I fantasmi di Auschwitz di Fiorenzo Sernacchioli, inaugurata domenica a Lucca Libri, il caffè letterario in Viale Regina Margherita, e che resterà aperta fino al 31 gennaio. Fotografie che conducono scenari di morte e disgregazione umana, ma anche di resurrezione. Una mostra che grida mai più, con forti immagini e la drammatica denuncia di ciò che fu, ideata per combattere l'oblio e coltivare la memoria delle vittime, in attesa del 27 gennaio, giorno della memoria. Fotografie che hanno il sapore di testimonianza, con il compito di tramandare un orrore storico che non si deve ripetere e per donare a tutti la possibilità di scelta. Sentimenti importanti che la memoria del nazismo e della Shoah dovrebbero suscitare in tutti noi. Ovviamente.